relazione di Don Fernando Bellelli, il simbolico nuziale nella teoresi triadica trinitaria e sequenziale di Rosmini. Ecco, non so se il canto, voi che Don Fernando lo conoscete benissimo tutti, è sacerdote di questa diocesi, insegnante di religione cattolica e collabora con il professor Fulvio De Giorgi presso l'Università di Modena e Reggio Emilia. E proprio ha conseguito la licenza e il dottorato con una tesi appunto presso la facoltà, come sapete tutti, proprio su Rosmini. A lui si deve anche l'animazione di questo centro rosminiano, appunto, per l'Emiliano. E... bene, in condizione di, lo ha già citato, ma mi permetto di ricitarlo e di ringraziarlo ancora, il professor Fulvio De Giorgi, e mi perdonino tutti gli altri componenti del Cenacolo Rosminiano Emiliano Romagnolo qui presenti, anche quelli che hanno fatto sapere l'impossibilità di esserci, ma la piena adesione all'iniziativa, perché davvero è il patronato, diciamo così, no? Nel senso nobile del significato del termine, del professor De Giorgi, che ci permette di avere così significativi patrocinatori e ci permette anche di avere quel raccordo tra il mondo accademico, segnatamente il mondo accademico emiliano romagnolo della Unimore, Università di Modena e Reggio Emilia, e il vissuto potremmo dire un po' così del Festival della Filosofia, per intenderci, cioè la capacità di mettere insieme le tipologie di partecipazione che sono quelle che corrispondono alla carità intellettuale di Rosmini, perché se non lo interpreto male, Antonio Rosmini proprio di questa carità riteneva abbia e avrà sempre bisogno della Chiesa, cioè di una carità intellettuale che è capace di toccare le altezze ma di saper arrivare a tutti. E quindi credo che una delle risultanze, dei meriti, non certamente... forse conviene cambiare il microfono. E allora, dicevo, una carità che arriva alle altezze e che è capace di concretezza, proprio perché Beato Rosmini proprio di questo pensava avesse abbia bisogno la Chiesa, cioè di una carità che arriva a tutti, che è servizio, che è condivisione. Quindi davvero ringrazio di cuore e con affetto il professor De Giorgi, e mi sia permesso, e non si offendano e mi perdonino gli altri, di ringraziare anche colui che insieme al professor Malaguti e al professor Campanini, cioè il professor Norberto Galli che è qui presente, noi del Cenacolo Rosmignano Emiliano Romagnolo riteniamo essere tra i nostri avi viventi padri fondatori, proprio perché il professor Galli, che voi vedete di fianco al professor De Giorgi, non gli chiedo di alzare la mano perché sarebbe irrispettoso, ma il professor Galli, che voi direte porta benissimo i suoi circa 90 anni, no? Non li dimostra, ma è veramente un professore che ha dato tanto alla Cattolica di Milano, essendo ordinario di pedagogia, e quindi i pedagogisti qui si fanno onore, perché nel 1997, in occasione del centenario della nascita di Rosmini, il 24 marzo del 1797, anticipando i tempi di quella che sarà poi la nota della Congregazione della Dottrina della Fede del 1 luglio del 2001, organizzò nella sede di Brescia, se non erro, un convegno proprio sulla pedagogia di Rosmini. E quindi noi lo riteniamo tra i padri fondatori ante litteram del Cenacolo Rosmignano Emiliano Romagnolo, insieme alla già citata Tina Manfredini, che non è tuttora vivente, ma gli altri viventi sono appunto il professor Maurizio Malaguti e il professor Giorgio Campanini, che sono stati veramente dei precursori della riscoperta di Rosmini e lo hanno coltivato con una fedeltà e un'intelligenza che merita, a mio avviso, di essere sempre ricordata. E allora, inoltrandomi nell'argomento, l'idea, l'intuizione di mettere la relazione di Don Giorgio Mazzanti e la relazione di Emanuele Pili come apertura del convegno ha questa finalità, di coniugare, dato che questo è il tema, di coniugare
uno tra i quali personalmente, ma non solo, così come è stato presentato dallo stesso Don Carmelo, più autorevoli ricercatori ed esponenti, propositori della teologia nuziale, e uno dei più promettenti e già affermati studiosi rosminiare all'interno dell'Istituto Universitario Sofia. Perché? Perché ritengo, e questo è il senso del mio intervento, abbraccio, ripeto, rimando con il testo scritto, perché affinché nella pastorale ordinaria della Chiesa si affermi il paradigma della nuzialità, è a mio avviso imprescindibile il ricorso al patrimonio teoretico di Antonio Rosmini. E qui vado ad illustrarlo. Quando così, interfacciandomi con i vari studiosi, appunto pensavamo al titolo del convegno, sia del Cenacolo sia dei relatori, ci siamo chiesti, ma mettiamo sponsalità? Mettiamo coniugalità? Cosa mettiamo? E è stato proprio, se non erro, ma so di non errare, Don Giorgio dire mettiamo nuzialità, perché la nuzialità è un sostantivo che può essere aggettivato anche delle persone della Trinità. Perché la nuzialità è il fondamento della coniugalità, la nuzialità è il fondamento della sponsalità. Perché se noi mettiamo coniugalità e sponsalità, automaticamente subentrano tutti quei problemi che ha illustrato Don Giorgio all'interno del fatto che allora il rapporto tra Cristo e la Madonna è un incesto, non un incesto, cos'è, cosa è? La nuzialità. Quindi, diciamo, il succo del mio intervento io ve l'ho già detto. Affinché nella Chiesa, lo ripeto, si affermi come imprescindibile il paradigma della nuzialità, così come ce l'ha illustrato Don Giorgio, è necessario, imprescindibile, inevitabile il ricorso al patrimonio teoretico di Antonio Rosmini. Perché? Perché il patrimonio teoretico di Antonio Rosmini, che adesso brevemente vi vado a sintetizzare su questi punti, costituisce la possibilità di pensare con rigore, chiarificazione, tutti quei termini e quelle appropriazioni, quegli attributi di ciascuna delle tre persone della Trinità, senza che ci sia confusione o sovrapposizione, identificazione o equivocazione. Perché? Vi illustro brevemente l'armamentario, diciamo così, l'ABC, diciamo così, della teoresi rosminiana, che dal mio punto di vista, a proposito del simbolo, ecco il motivo del mio titolo, a proposito del simbolo, è genialmente decisivo. Perché, intanto premettiamo, che cos'è un simbolo? Un simbolo è una cosa che ne esprime un'altra portandola con sé. Porto con, simbolo. Ad un certo momento il simbolo, e qui sul simbolo, il simbolico ad un certo punto risulta veramente difficilissimo esaurirlo, perché è affrontato dalle scienze umane come la psicologia, è affrontato dalle scienze filosofiche, è affrontato dalla sacramentaria, la teologia cioè che si occupa di parlare dei sacramenti. Allora, ad un certo momento il simbolo, per Rosmini, come trovate nella citazione all'interno del Deplian illustrativo, dice è un efficacissimo mezzo per richiamare il pensiero al concetto della divina essenza, per suscitare verso di lui l'affetto, per rendergli culto. Voi direte, ma queste tre cose di cui parla Rosmini, ma sono tre cose così, tre cose a caso, tre cose tra varie, oppure potrebbero richiamare il sintesismo delle tre forme dell'essere, no? Allora, per capire bene che cos'è un simbolo per Rosmini, precisiamo subito che differenza c'è tra triadico e trinitario, perché almeno dica il titolo che lo spieghi Don Fernando, dico la Modena Cantes Grazie, il simbolico nuziale nella teoresi triadico, trinitario e sapienziale di Rosmini. Cosa vuol dire triadico per Rosmini? L'ha illustrato brillantissimamente Emanuele Pili, cioè ci sono tre forme dell'essere, ma queste tre forme dell'essere sono le tre persone della Trinità? E questo era uno dei motivi per cui era frainteso il pensiero di Rosmini.
Cioè, se io parlo dell'essere ideale, sto parlando della persona, del verbo incarnato? Se io parlo dell'essere morale, sto parlando della persona dello Spirito Santo? Se io parlo dell'essere reale, sto parlando della persona di Dio Padre? Rosmini dice no, no. L'essere triadico, se vogliamo dire così, è nell'ordine dell'essere creato. Tra l'essere creato e l'essere divino, diciamo noi a Modena che è una bella differenza, c'è una bella differenza. E siccome le persone non avevano capito, Rosmini dicevano, Rosmini è un ontologista, cioè dice che l'essere creato, che è l'uomo per esempio, ma un esempio è il culmine della creazione, e l'essere creato, dice Rosmini, uguale all'essere divino, allora Rosmini è un eretico. Ontologismo si chiama in termini tecnici, no? Noi siamo pratici di terzini destri e terzini sinistri. Ma allora, l'ontologismo è proprio l'autogol dell'ontologia, d'accordo? Benissimo, a quel punto lì Rosmini dice, se l'essere triadico non è l'essere trinitario e l'essere trinitario non è l'essere triadico, sono due cose che non hanno niente a che fare tra di loro? La risposta ovviamente è no. Allora lì a un certo momento, come richiamava il Vescovo Donerio all'inizio, è l'analogia, il raccordo tra l'essere triadico e l'essere trinitario. L'analogia. Cosa vuol dire l'analogia? Che l'essere triadico assomiglia all'essere trinitario e l'essere trinitario assomiglia all'essere triadico, ma è una somiglianza dispari, non, perché non si può dire che sono due cose interscambiabili in senso assoluto, perché l'essere triadico senza l'essere trinitario non può essere capito, l'essere trinitario esiste anche senza l'essere triadico. Allora, il simbolo, che cos'è per Rosmini? Il simbolo è quella modalità di partecipazione del tutto singolare tra l'essere triadico e l'essere trinitario. È lì, scusatemi tanto, io poi m'allargo, ma poi il tempo mi fermerà, è lì che Rosmini è genialmente interprete di San Tommaso d'Aquino, perché ad un certo momento hanno detto, caro Rosmini, tu di Tommaso d'Aquino, diciamo noi a Modena, te ne capi niente, non hai capito niente. E invece ad un certo... Scusate. Cioè, la Modena è la terra di Pavarotti, per quello lì che... Scusate. Allora, ad un certo momento, cosa succede? Che gli hanno detto a Rosmini, tu non hai capito niente di Tommaso, sei un eretico. Adesso c'è Rosmini e Fumetti, quello è un regalo per tutti, potete prendere Rosmini e Fumetti, c'è davvero. Io sto cercando di rendere accattivante perché la palpebra non si abbassi troppo, no? Il mio intervento. E invece Rosmini dice, no cari, io Tommaso da qui l'ho capito benissimo. L'ho capito così bene che mi sono accorto che il simbolo non è un torto che io faccio alla metafisica, non è un torto che io faccio all'essere che non può non essere, ma il simbolo, no, è capace di essere triadico. Ecco perché Rosmini nel suo intervento dice che il simbolo è un mezzo efficacissimo per richiamare il pensiero al concetto della divina essenza, no? Qui c'è l'essere ideale. Per suscitare verso di lui l'affetto, qui c'è l'essere morale. Per rendergli culto, qui c'è l'essere reale. Allora, il simbolo, noi lo vogliamo applicare, nel mio intervento, il simbolo, io lo voglio applicare al concetto della nuzialità. La nuzialità. Che cos'è? Vedete, al mio titolo io ho messo il simbolico nuziale nella teoresi triadico-trinitaria, poi arrivo anche al sapienziale, di Rosmini. Simbolico nuziale vuol dire che per Rosmini ogni ente, e questo voi lo trovate nella teosofia, per Rosmini ogni ente ha un principio e un termine, cioè l'ente che è principio e l'ente che è termine.
Qui sentiamo l'eco di Aristotele, potenza e atto, ma sentiamo ancora di più l'eco dei padri. Per Rosmini, che cos'è l'ente principio e l'ente termine? Per quanto riguarda le persone della Trinità, ogni persona della Trinità è in se stessa un principio che è simultaneamente termine. Un principio che è termine. Voi dite, ma può esistere un principio che è anche termine? Nell'essere triadico, un principio che è anche termine non esiste. Cioè, nell'essere creato, l'uomo è il fine dell'universo, ma non è il fine di tutto. Perché l'universo non è tutto, intendendo per universo il mondo creato. Adesso non stiamo a inoltrarci dentro i meandri troppo dettagliati. Quindi, per Rosmini, il fatto che il padre è principio e termine, il figlio è principio e termine, lo Spirito Santo è principio e termine, sta ad indicare che ad un certo momento, se io considero Dio Padre come ente principio, allora avrò la paternità. Se considero Dio Padre come ente termine, allora avrò la maternità. Ed ecco la nuzialità nella prima persona della Trinità. Io non ho detto che Dio è madre, eh? Io ho detto che in Dio Padre c'è la paternità e la maternità. Lo dice Isaia, anche se una madre si dimenticasse del suo figlio, io non mi dimenticherò mai di te. Quindi c'è... Chiedo scusa. Lo dice anche Tommaso, e quindi Rosmini è correttamente interprete di Tommaso, precisa il professor Sazzaro, che domani interverrà al momento di spiritualità con sua moglie al mattino. Allora andiamo a considerare la seconda persona della Trinità, il figlio, ente, principio è Cristo, sposo. Il figlio come ente termine è la sposa di Cristo, che è la Chiesa. Quindi c'è la nuzialità anche dentro alla persona del figlio, la nuzialità. Andiamo a considerare il terzo, che è lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo come ente principio è la mascolinità. Lo Spirito Santo come ente termine è la femminilità. Infatti la parola greca, scusate, volevo dire ebraica, ruah, dello Spirito, è femminile. E nello Spirito il mondo è creato. Il grembo dell'universo è lo Spirito Santo. Quindi vedete che ad un certo momento c'è un simbolico nuziale ontologicamente determinato nella teoresi trinitaria del Beato Antonio Rosmini. Ora, con questo rigore teoretico che io vi ho sintetizzato da agricoltore, no? In modo agricolo, però vedete che, dal mio punto di vista, quello che ha illustrato Don Giorgio, che è il frutto di un'elaborazione, di una vita, di una produzione notevolissima, dal mio punto di vista, non me ne voglia, non si offenda, acquisisce un rigore teoretico che lo sdogana da qualsiasi possibilità di critica. O di dire, ma se facciamo della poesia, con tutto il rispetto della poesia, no? Perché poi la pastorale è un'altra cosa, no? Io tenterò delle esemplificazioni, udite, udite, sul celibato ecclesiastico, quindi proprio questa relazione faccio il botto, voi mi direte, no? Arriviamo però senza paura, eh? Ad un certo momento... qui vediamo che Rosmini è capace di unire la teoresi, la spiritualità, la mistica, la pastorale. Vi faccio un esempio. Prendete le cinque piaghe della Santa Chiesa. Ad un certo momento Padre Vito ha citato il discorso relativo alla storia dell'amore, che aveva anche un controbilanciamento nella storia dell'impietà, è vero? Cioè, quando l'uomo non ama, come ha illustrato sempre Don Giorgio, si mangia l'origine e si autodistrugge, quello è il peccato. Ma ad un certo momento le cinque piaghe della Santa Chiesa, sapete cosa sono? Sono l'unione mistica della Chiesa con Crocifissa, con Cristo Crocifisso.
sono le spose, la sposa dell'agnello è la Chiesa, unita a Gesù. Ma se andiamo a prendere le cinque piaghe della Santa Chiesa, di che cosa trattano? Trattano dei problemi di politica ecclesiastica, trattano dei problemi di politica sociale, trattano dei problemi pedagogici, formativi, educativi, delle questioni liturgiche. Ecco qui che nasce dal costato di questo convegno il prossimo. Prossimo convegno, perché noi non ci fermiamo, è Dignità e Storia, Scienze, Filosofia, Teologia. Cioè la dignità dell'uomo, la dignità della persona è comprensibile in modo esaustivo soltanto a partire dalla simbolica trinitaria, dalla simbologia trinitaria. E la dignità della persona è ciò che la storia è chiamata a realizzare. La storia che cos'è se non il compiersi della dignità della persona? Allora, affrontare il tema della dignità e della storia esige che questo venga trattato dalle scienze, sia le scienze umane sia le scienze esatte, dalla filosofia e dalla teologia. Perché la Gaudium et Spes numero 22 dice che solamente alla luce del mistero di Cristo l'uomo svela il mistero di se stesso a se stesso. Allora siamo arrivati al sapienziale. È questo il sapienziale di cui parla Rosmini. La sapienzialità è un uso della scienza, un uso della verità, un uso del sapere che porti a un beneficio concreto, pratico dell'uomo, a un miglioramento della sua esistenza che coincide con la sua scoperta della verità dell'amore, coincide con la scoperta del simbolico nuziale trinitario. Allora è proprio di questo che si tratta, cioè di conferire quella svolta affettiva della metafisica, quella metafisica della carità, non senza la fede e la speranza, che ad un certo momento sono il criterio per leggere la storia dell'uomo in modo simbolico e riconoscere il mistero della verità di Dio, Trinità. Allora, ecco, mi sia concesso ancora qualche passaggio. Vi avevo promesso, diciamo, di affrontare il discorso del celibato, della verginità in rapporto alla sponsalità, e eccovi serviti. Cosa succede? Che ad un certo momento, riprendendo la citazione della presidentessa della Spes Lumen, che parlava del volume che speriamo presto di poter anche presentare un po' in giro per l'Italia dopo altre presentazioni, la questione che introduco adesso è sintetizzata da una parolaccia, direte voi, adesso dico una parolaccia, no? Escatologia. Che cos'è l'escatologia? Ha a che fare con le scatole? No? Qualcuno direbbe, l'escatologia riguarda ciò che è il fine dell'uomo che trascende se stesso. Perché se noi diciamo che l'uomo è ciò che mangia, diciamo una cosa vera, ma non diciamo il tutto dell'uomo. Per dire il tutto dell'uomo, dobbiamo comprendere l'uomo alla luce della sua origine e della sua destinazione. E questa origine e destinazione non può che essere Dio. Quindi l'escatologico è ciò che realizza l'uomo oltre se stesso, cioè al di là della propria morte, al di là della propria esistenza terrena, al di là della propria secolarità. Ora, possiamo dire che il celibato, la verginità, è l'anticipo dell'escatologico nella storia. Cioè, quando una suora, dopo c'è il suore Vela, quando una suora sceglie il celibato, la verginità, cosa dice? Dice che il paradiso comincia adesso. Dice che il paradiso è già qui. Dice che l'eterno è già dentro la storia, o che la storia è già dentro l'eterno. Quindi l'escatologico è espresso nella Chiesa, in particolare dal celibato. Il celibato dice, attenzione perché non è vero che è tutto qui. Attenzione perché non è vero che il senso della storia è dentro la storia. Il senso della storia è Dio. Allora, il celibato ha una caratteristica di nuzialità. Perché il celibato ti aiuta a vedere che la
paternità e la maternità di Dio trascendono, sono più grandi, anche se includono, della paternità e della maternità corporale, fisica, creaturale, terrena. Quindi quando a un certo momento i preti vengono chiamati padri, padri rosmignani, perché un celibe è padre e una celibe è madre? Perché genera alla vita eterna, genera al rapporto tra il simbolico triadico e il simbolico trinitario. Perché allora il celibato, la verginità hanno una caratteristica di sponsalità? E siamo alla seconda persona della Trinità. La nuzialità del celibato ha una caratteristica di sponsalità perché Cristo ama la Chiesa come sua sposa, facendo degli ultimi i primi, facendo dei diseredati quelli di cui Cristo si prende più cura. E in questo c'è la sponsalità della nuzialità celibataria. C'è, cioè, l'anticipo di quella cura di Dio. Abbiamo sentito il miracolo delle nozze di Cana. Alle nozze di Cana Gesù fa questo miracolo, dice attenzione, perché il matrimonio umano è anticipo, il matrimonio sacramento è anticipo del banchetto eterno. Io devo essere abbastanza sintetico, quindi inevitabilmente impreciso, ma vorrei farvi cogliere le intuizioni. Ad un certo momento il celibato, nella sua nuzialità, perché il celibato ha una caratteristica escatologica, una caratteristica quindi di anticipare la nuzialità trinitaria nella storia, no? Il celibato anticipa la nuzialità trinitaria nella storia, e quindi ad un certo momento, a proposito dello Spirito Santo, ecco che la nuzialità del celibato ci dice che il criterio e il principio della mascolinità e della femminilità ha una radice divina. Quindi, su questo punto, per esempio, tutte le scienze psicologiche, le scienze pedagogiche necessitano di misurarsi, perché se noi vogliamo ricavare la mascolinità e la femminilità da un'analisi esclusivamente antropologica, non ci saltiamo fuori. Ed è quello che stiamo sperimentando, perché sulla teoria del gender noi ci scanniamo proprio perché escludiamo di prevedere che si possa rinvenire un riconoscimento teologico della mascolinità e della femminilità, un riconoscimento trinitario della mascolinità e della femminilità. Allora, qui è un compito della teologia ed è un compito della filosofia che venga restituito alla riflessione antropologica il dato teologico della mascolinità come caratteristica dell'essenza divina e della femminilità come dato teologico originario, caratteristico dell'essenza divina. E la filosofia deve riuscire a mediare in un linguaggio simbolico, riconoscibile, condivisibile, questo dato teologico, altrimenti noi trattiamo i dati teologici come delle bombe da tirare contro e trattiamo i dati antropologici come dei diktat alla teologia che su certi campi non ha niente da dire. Ecco perché lo strumentario metafisico di Rosmini è fondamentale, perché si afferma il paradigma della nuzialità, che potremmo anche definire come paradigma dell'ospitalità, come paradigma dell'accoglienza, come paradigma dell'alterità, della ontologia della relazione. Ecco perché occorre che le vocazioni del matrimonio sacramento e dell'ordine e della verginità consacrata diventino una sinfonia nella Chiesa, dove la nuzialità è lo spartito, dove la nuzialità costituisce il paradigma antropologico e non soltanto il dato teologico. Ecco che all'interno di questa riflessione si va, mi direte voi, ma qua Don Fernando sei un po' presuntuoso, io dico avete ragione, non sono umile, avete senz'altro ragione, c'è un po' presuntuosetto qua, dobbiamo cambiare la storia della Chiesa in 5 minuti a Modena, dalle 5.35 alle 5.40,
rendiamolo un po' più dolce, andiamo con più calma, ecco. Ma qui io credo risieda davvero il succo del nostro discorso, cioè la necessità di far incontrare il bagaglio inteso come patrimonio, come grammatica, come visione d'insieme, come sistematica, come sapienzialità mistica di Rosmini, con le intuizioni dei teologi e, mi si è permesso di ripeterlo, Don Giorgio, senz'altro, per me uno di questi, e dei grandi divulgatori e produttori di umanesimo, come senz'altro, io sapete che non suono il violino, però sono bravo a sviolinare, è Don Carmelo Mezzasalma, perché o noi nella Chiesa portiamo a rigore queste riflessioni e a divulgazione accademica e pastorale queste divulgazioni, oppure siamo autocondannati alla marginalità. Io sono sempre, conosco le mezze misure, nell'altra vita che non avevo, quindi per il principio di non contraddizione non li conosco. E quindi davvero, io mi avvio a concludere, ritengo che questo discorso vada senz'altro a richiedere una sinergia culturale notevole, che sia radicata su una corretta interpretazione di Rosmini. Qui c'è Padre Vito che riferirà tutto al Centro Internazionale e dirà se sono un eretico rosminiano oppure se sono un rosminista ortodosso. Ma confido nella sua misericordia, oltre che in quella di Dio, nel Giubileo della Misericordia. Vi rimando alla lettera che ha scritto Padre Vito sul Giubileo della Misericordia, perché è bellissima, su Rosmini. Se ci date l'indirizzo di posta elettronica con il suo permesso di copyright, ve la spiegheremo a tutti. E quindi io mi permetto di concludere facendo da istrione conclusivo, appunto, anticipando quello che andremo a fare questa sera e domani, proprio perché le relazioni di oggi pomeriggio hanno voluto essere fondative, e non meno fondative saranno anche quelle di stasera e di domani, ma ci danno, buonasera al professor Nicola Ricci che interviene domani, grazie per la sua presenza, uno dei fondatori del Cenacolo Rosminiano Emiliano Romagnolo. Ad un certo momento il simbolico rimanda al tema dell'immagine, e quindi questa sera noi avremo un discorso proprio su quella determinata configurazione del simbolico che è l'immagine, insieme ai suoni e alle parole. E avremo il professore Mezzasalma e il professore Letier che ci aiuteranno a focalizzare uno snodo teoretico di decisiva importanza dal mio punto di vista, e senz'altro ve lo illustreranno bene, cioè il fatto che il sistema giuridico che regolamenta la nostra vita sociale presuppone una determinata interpretazione dell'immagine senza la revisione della quale non riusciremo a produrre un sistema giuridico nuovo che sia capace di corrispondere al originario simbolico nuziale triadico trinitario sapienziale di Rosmini. Cioè, a livello di filosofia del diritto, a livello di estetica, di visione, se noi non andiamo a riconnettere il giuridico e, vedete il tema, e l'estetico, noi non riusciremo a cambiare in modo evangelizzante la nostra società. Io l'ho detta peggio di come la dirà stasera e anche meno. Domani mattina noi andremo più direttamente a toccare, lo dico per quelli che purtroppo non potranno venire ma che potranno vedere la video registrazione di questo evento sul canale YouTube dell'Associazione Culturale Spei Lumen, andremo a toccare la questione che riguarda proprio lo psicologico, l'antropologico, le scienze umane, e quindi l'area sacramentaria e morale, e la questione del proprio sacramento e la questione etica, perché noi diciamo ma adesso al posto dell'etica c'è la psicologia, quindi non c'è più bisogno della morale perché basta andare dallo psicologo, men che meno dal confessore. Invece noi vogliamo dire no, attenzione, perché il confessore, lo psicologo e il morale
devono essere simbolicamente in grado di far circolare il simbolico stesso, il nuziale, e far circolare il bene, la verità, in modo proficuo per la concretezza della vita delle persone. E nel pomeriggio di domani andremo a toccare ancora il tema psicologico, filosofico, pedagogico, più nel dettaglio, sempre tenendo insieme questa duplicità di intervento. Cioè, da un lato noi cerchiamo di andare a capire meglio cosa ha detto Rosmini, dall'altro lato cerchiamo di leggere i problemi di oggi o le sfide di oggi o le opportunità di oggi con degli autori che siano competenti, preparati, aggiornati sul tema della contemporaneità e di far reagire questi elementi, no? Che cosa dice Rosmini su queste tematiche? Cosa queste tematiche chiedono a Rosmini e fanno dire a Rosmini che Rosmini ha detto ma noi non abbiamo ancora capito, o che Rosmini ha detto e non abbiamo ancora letto? Ecco, questo è il modo con cui intendiamo procedere. Quindi, sperando di non avervi devastato l'anima in modo eccessivo e irrimediabile, ma senz'altro così è, direi che a questo punto possiamo fare il break. Allora.